Lucrezia Lante della Rovere, all'Ambra Giovinelli di Roma aprirai la stagione con il padre, raccontaci. Intanto sto scoprendo che aprirò la stagione, perché sono ti ho dato io la notizia, sono qui apposta. Che mi hai dato la notizia. E poi allora il padre è un bellissimo spettacolo che ha scritto Zeller, un drammaturgo svizzero. Nel frattempo spengo un secondo il telefonino perché così magari non suona, amici. E è un bellissimo spettacolo che abbiamo portato l'anno scorso in tournée e con il protagonista che è Alessandro Haber. E io sono sua figlia, mi ritrovo a fare la figlia di Alessandro dopo tanti anni perché ci eravamo già incontrati sul set di Pupi Avati. E il padre racconta di un uomo che ha l'Alzheimer, ma la cosa interessante soprattutto è la scrittura di come è stato scritto questo testo, per cui il pubblico quando guarda questo spettacolo è come se fosse proiettato dentro la testa del malato. E quindi sono tanti quadri, sono come tanti flash fotografici, se vogliamo dire, in cui appunto si ripercorre appunto la confusione mentale di una persona malata di Alzheimer. E quindi si... Lei com'è? Si racconta anche tutte le fatiche. È uno spettacolo che racconta una grandissima umanità che coinvolge tutti quanti noi, perché poi la vecchiaia incombe, i genitori che si ammalano arrivano, poi i dolori, no? Sapersi destreggiare nella vita in questi momenti che uno magari non si aspetta, che non sa come gestire, in cui magari risalgono anche dei rancori o delle vecchie storie col proprio genitore che hai amato, che però magari non ti ha riconosciuto nella vita, che però ti ci devi dedicare, insomma tutte quelle tematiche che riguardano, no, i problemi familiari all'interno di una malattia. Detto questo, ahimè questa malattia è anche molto comica. I sintomi sì, a volte fanno ridere. I sintomi di questa malattia fanno molto ridere perché le persone diventano come dei bambini, diventano distratti, non riconoscono le persone. Insomma, quindi è uno spettacolo molto commovente e struggente, divertente. Sì. E poi Alessandro, che fa mio padre, bravissimo. E poi cos'altro c'è nel tuo prossimo futuro? Beh, intanto faremo una tournée di 4-5 mesi, quindi insomma c'è questo, una bella tournée. E poi ci sarà l'uscita anche di una fiction che ho fatto, che si chiama La strada di casa, su Rai 1, credo verso ottobre, con Alessio Boni e Thomas Trabacchi. E poi vedremo. E lì che cosa fai? E lì faccio la moglie di Alessio Boni, che va in coma, che gestisce tutta questa. Dai, si dice a Roma. Sì, sì, ma in realtà poi dopo diciamo che esce da questo coma e quindi ritorna alla vita. Okay. E quindi c'è una realtà che è un attimo cambiata, no? Di amori, di figli che sono cresciuti, di gestione di questa azienda agricola, perché l'abbiamo girato tutto a Torino. E insomma ci saranno sorprese.